Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un mega decluttering primaverile insieme. Vi mostro anche i capi più carini che ho per questa primavera già nel mio armadio, perciò iniziamo. Oggi c'è una sorpresina per una di voi. Su Instagram, infatti, regalerò una box fatta da me per una di voi. Sarà una bellissima sorpresa, non sarà un giveaway, però venite su Instagram, Carol Chiari, e scoprirete tutto. Di fare questo decluttering insieme, tra l'altro lo voglio fare per ogni stagione, quindi presto arriverà anche quello estivo con i costumi, con le cose da spiaggia, cose per le vacanze, insomma, iscrivetevi, mi raccomando. Ok, il nostro obiettivo è quello di portare tutte le cose primaverili che ho raggruppato qua del mio vecchio armadio qua a casa dei miei e prendere quelle che ci servono nella nuova casetta. Sono letteralmente sommersa dai vestiti. Wow. Fare decluttering è importantissimo per liberarsi delle cose che non utilizziamo più e fare spazio nel nostro armadio a tantissime nuove cosette che invece magari rappresentano di più il nostro stile. Io ve lo consiglio sempre a ogni cambio stagione. E anche questo è andato. Wow. Ho preparato questa scatola qua completamente vuota dove metterò i vestiti che voglio vendere. Perché, come ben sapete, se mi seguite già, io vendo i miei vestiti usati, comunque sempre alla moda su Vinted. Sembra una sponsorizzazione, ma non è. Ho fatto anche dei video dove vi ho spiegato come funziona, come faccio a vendere io, perciò vi lascio i link nell'info box se vi dovesse interessare. Iniziamo con la sezione che mi piace di più e mi gasa di più in questa stagione della primavera-estate, i vestitini! E iniziamo subito col botto perché il primo vestito che andiamo a vedere è questo qua, manica lunga, con questa stampa jacquard. Questo ancora il cartellino, ebbene sì, è di Joins, me l'avevano inviato. Devo dire che il colore mi piace tantissimo, io ragazze questo lo indosserei. Allora, ho provato questo vestitino, ma ha un problema, ovvero che questi laccetti sono due, ma l'altro non ha il buco per uscire qua. Ora quindi lo devo modificare, ma vedendolo così mi sembra molto carino, molto nel mio stile, il colore mi piace. Che dite? Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Per me è un sì. Proseguiamo con questo che è una chicca. Probabilmente è molto molto estivo, ma lo voglio già tirar fuori. È un vestitino, ovviamente, perché lo potrei utilizzare tantissimo con i blazer over, ho tante idee. E poi questa stampa con dei fiorellini insieme al raso lo rende femminile e non comunque troppo appariscente, diciamo. È molto del mio stile. Questo lo tengo, non lo proviamo insieme, ma lo vedrete indossato presto su Instagram. Andiamo avanti con questo vestitino qua, che è di un marchio sconosciuto. C'è ancora il cartellino. Non mi ricordo assolutamente dove io lo abbia preso, me l'hanno inviato. Penso che mi stia un po' largo, ma il colore è bellissimo. Poi quest'anno l'azzurrino, cielo, con la stampa floreale come qua, va tantissimo. Lo proviamo e vediamo. Attenzione ragazze, questo vestito è super carino, mi piace un sacco il modello e valorizza molto la vita, lo scollo mi piace. Mamma mia, super carino, non me l'aspettavo. Mi ricordavo fosse largo, comunque che non mi piacesse. Invece devo dire che sono innamorata. Sarà anche per il colore che amo in questo periodo e bello, bello, bello. Ovviamente promosse lo tengo. Comunque i vestiti sono la cosa più difficile perché devo capire il fitting, se mi stanno ancora, se mi sono larghi. Se mi sono larghi, preferisco venderli e non tenerli nell'armadio a occupare. Allora, questo è un vestito a pois che comunque va tantissimo anche quest'anno, che veste molto molto bene, fatto veramente benissimo perché ha delle trasparenze, anche la sottoveste è fatto benissimo. Il problema è che io col nero non mi ci vedo, non ho voglia di indossarlo quest'anno e probabilmente ragazze questo lo venderò. Ed è pazzesco, peccato. È di Pretty Little Thing. Altro vestitino, mamma mia, questo ha fatto la storia. Lo utilizzo sempre per andare al mare, per andare ovunque perché è stracomodo da indossare. È un vestitino di Stradivarius a portafoglio. Mi piace tantissimo la stampa con i fiorellini, celestini, azzurrini. Stracomodo, poi è proprio come una vestaglia, ma carina. Lo tengo e non lo provo nemmeno perché so che mi piace un sacco. Oddio, questo vestito è vecchissimo, mi piaceva un sacco, ma ora che lo guardo non mi piace per niente. Ha le spalline col cutout, quindi esce la spallina, che è una cosa comunque di tendenza, ma non è più nel mio stile, non lo so, io non mi ci vedo più.
Comunque la qualità è veramente buona, il tessuto è morbido, è di Boohoo e non si trova più sul sito perché ovviamente è vecchio. Se vi dovesse interessare lo metto su Vinted, ah, sicuramente pochissimo. Guardate che vestito super giallo, direi quasi fluo. Questo è pazzesco, è veramente fluo. Lo voglio provare, proviamolo. Mi sta largo. Ai, questo vestito mi sta largo. E non mi convince neanche lo scollo qua. Fila? Bello giallo, dai. Non me l'aspettavo. Super, cioè, si nota molto. Però... Sì, il problema è che mi sta larghetto. È carino per l'estate. Dovrei farlo stringere nel caso. Allora, Filo dice di sì. Voi cosa dite? Fatemi sapere con un commentino. Io sono indecisa. Questo vestito mi ricorda un sacco Edimburgo. Questo è un vestito in denim di Shein. Super carino, molto molto fatto bene. Non so, questo lo proviamo insieme. Il denim in generale su di me, che sono bionda, secondo me mi sta molto bene. Proviamolo. E questo cosa ti ricorda, Filo? Questo vestito? Ti ricorda qualcosa? No! Perché non lo dici ad alta voce così sentono? Una salsiccia. Ma che salsiccia? Una salsiccione. Non riesco a chiuderlo. L'ho insaccato. Ogni tanto dei miei video mi danno delle insaccate. Non riesco a chiuderlo. Uffa, qua, sta cerniera. Andato, sì. Ok, cosa ne pensiamo di questo vestito? È carino. No? Normale, dai, cioè, ne è di più belli. Ok, lo tengo o lo vendo? E lo venderei. Io lo terrei. Perché è particolare, no? Non lo so, io dice da vendere. Che dite voi? Fatemi sapere con un commento. Io anche questo, ragazzi, ho un ricordo assurdo perché... Dovete sapere che questo vestitino, a parte il colore è bellissimo, l'ho indossato in una delle prime uscite con Filo e quindi mi ricorda un sacco la prima estate in cui uscivamo insieme, cioè 2 estati fa ormai, sì. E ci sono legata, però ora lo proviamo perché dobbiamo vedere che mi stia ancora bene. Di cosa ne pensi? Ma carina, e cosa ti ricorda? Un'uscita. Eh? Un'uscita. Che siamo usciti? Però no, questa no. No, è di quando si sono conosciuti. È sempre quello. È sempre quello. Ah, ok. Ce l'hai proprio. Perché lo stai provando nel video? Perché sto facendo il decluttering dell'armadio e devo capire se le tengo cioè o le vendo. Lo tengo quindi? Sì. La tengo! Sì, dai, è carino. Ok, direi di proseguire con le gonne perché ho un sacco di gioiellini da mostrarvi. Le appoggio e iniziamo. Iniziamo subito da un pezzo bomba. Ovviamente, come vedete, i colori non mancano. E questa è una gonnellina, tra l'altro ho anche fatto una foto outfit con questa, era molto bella, quella foto mi piaceva. Devo provarla, vi dico la verità. Proseguiamo con questa gonnellina qua, che è bianca, chiffon, molto leggera, perfetta per l'estate, per la primavera. Il problema è che io non so se... cioè non l'ho... la utilizzavo per andare al mare e basta. Quando succede così vuol dire che o non mi ci vedo troppo bene, oppure non so come abbinarla. La dovrei studiare un po'. Magari con un blazer. Voi che dite? Fatemi sapere con un commentino. Questa decidete voi. La tengo o non la tengo? Fatemi sapere. Ok, proseguiamo con una gonna lilla maxi, quindi lunga. Allora, mi piace molto la cosa delle balze. La trovo una cosa comunque originale. Ovviamente chiffon lilla è super nel mio stile. Questa probabilmente la potrei sfruttare bene... perciò la tengo. E anzi, magari ci farò qualche scatto per Instagram. Allora, prossimo capo sono questi pantaloncini che non ho mai indossato perché non mi ci vedo con questo colore molto vivace, saturo, insomma, un verde marina proprio bam, che ti arriva negli occhi. Il modello è super carino, mi piace molto la cintura, insomma, veramente carino, però io non lo metto di questo colore. Peccato, se l'avessi avuto in altri colori l'avrei messo assolutamente perché il modello è fantastico. Lo metterò in vendita su Vinted perché appunto è nuovo. Ok, gonnellina di Shein a pois rossi con uno sfondo nero. Questa è molto carina, vi dico la verità.
gonna di Stradivarius, questo modello qua lo indossavo tantissimo. 2 anni fa avevo qualche chiletto in più e mi ci trovavo benissimo in estate perché era fresca e mi sentivo a mio agio, ci lavoravo in reception ed era molto molto comoda, però non rappresenta più tanto il mio stile. Penso che la venderò. Ebbene sì. Gonnellina di Shein, molto fresca, leggera, svolazzante. Non so se vi convince la stampa, vi prego datemi un consiglio. Questa veramente la tengo nei forze, questa la metto nei forze e aspetto di leggere i vostri commenti. Poi ho ben 2 gonne lilla, anche molto simili tra di loro come vedete, e quindi una è da tenere, l'altra è da vendere. Stavo dicendo buttare, ma non è da buttare perché sono cose veramente quasi nuove. Allora, la prima, che è quella che mi ispira di più, che ha ancora il cartellino, non c'è scritto il brand, è questa qua. Semplice, molto carina, proviamola. Ho provato questa gonnellina qua, mi piace un sacco ovviamente il colore. Vi piace a voi ragazze? Non riesco a capire se mi sta stretta, fa difetto. Vediamola, la vedrò anch'io con voi in videocamera per rendermi più conto. Fammi sapere, sono indecisa. E l'altra è questa qua. Penso che terrò l'altra anche perché la stampa mi piace di più dell'altra. Questa invece è tipo un simile animalier. Vediamo se riesco a farvela vedere, vedete? E in più c'è i lacci laterali, insomma, come stile mi piace più di più l'altra, quindi questa la venderò. Poi questa, mamma mia, mi ricordo che mi piaceva un sacco per la stampa particolare, ma adesso non mi ci vedo più. E questa gonna qui la venderò su Vinted, anche perché è super carina e di super tendenza, ma non è più il mio stile, quello è il problema. Poi abbiamo una gonnellina tartan, che un po' di tartan non guasta mai. Sto cercando di capire il verso, non riesco a capire di che brand sia, non c'è scritto, e è super carina. Questa è molto molto carina, penso che mi vada anche bene, quindi non la stiamo neanche a provare e la approvo. Poi ho questo shorts bianco, tipo in similino, dovrei vedere bene il materiale, magari dopo ci guardo, che è un semplice shorts, dovrei provarlo. E poi questi shorts neri, questi comunque in estate li indosso comodamente, penso che li terrò questi neri. Poi abbiamo gonnellina nera, che comunque è sempre utile avere delle gonne semplici, basiche. In estate si abbina tantissimo, si usa un sacco, perciò la terrò. Vi risparmio me che indosso cose banali tipo una gonna nera, ma vi faccio vedere le cose più particolari. Poi ho ritrovato qualche shorts. Ho questo Levi's originale che era lungo, che ho tagliato io, taglia V29L34, che devo provare e se non mi va lo venderò. Questo penso che non mi vada, purtroppo, nel caso lo metto su Vinted. Poi per ora ho altri 2 shorts, questo della Levi's che mi piace tantissimo, tra l'altro ci sono un sacco legata perché questi erano dei pantaloni jeans lunghi di mio babbo e io glieli ho presi dall'armadio, li ho fatti stringere dalla sarta e li ho ridotti così anche shorts, sono pazzeschi veramente. Poi abbiamo questi shorts qui del marchio Find, presi su Amazon, che dovrei provare per vedere la vestibilità. Ah, poi ho un'altra gonnellina, questa è super carina perché è un po' sfrangiata. Questa di Boohoo è veramente bella come modello e penso che la terrò. Poi ho questa gonna particolare presa da Shein, me l'hanno inviata, però penso che mi stia larga, la devo provare. Se mi sta bene la tengo, perché comunque è particolare, ci posso fare un sacco di outfit diversi dal solito. Se invece mi starà larga penso che la venderò, perciò questa è in forse. Ho appena tirato fuori delle gonnelline primaverili che mi piacciono un sacco e devo dire che sono tutte di Shein, assurdo. Sapete che ci collaboro, è per questo che ho tante cose del brand. Questa è in particolare quella che adoro di più per questo periodo e non vedo l'ora di indossarla. Ah, e per finire uno shorts classico nero. Questa è una vestibilità, tra l'altro, molto molto bella. Li ho presi all'OBS, sono mom shorts e mi stanno veramente bene perché stringono in vita e stanno un po' più larghi sulla gamba. Quindi OBS era promosso per l'anno scorso per gli shorts, quest'anno non lo so, vedremo. Ultima categoria, ma non meno importante, sono i toppini. Devo dire che i top avevo già fatto una selezione prima di fare questo video, quindi senza di voi, mi spiace. Questo qua, che il colore è molto bello, ma non mi piace per lo stile che ha questo sangallo qua, un po' troppo, non so, non mi ci vedo e lo venderò. Tra l'altro, se avete da ridire su qualche cosa che voglio vendere o qualche cosa che voglio tenere che mi sta male, fatemelo sapere, mi fido molto di voi. Allora, il prossimo toppino è questo qua, che è super carino, un po' vintage, con questi fiori, non lo so,
non è tanto nel mio stile, forse lo provo, facciamo che gli do un'occasione. Ho provato questo top, non so se mi convince. A me non mi piace tanto. Non ti piace? No. Dietro c'è lo scollo V. Voi che dite? No, neanche io non me lo sento tanto mio, mi sento un po' nonnina. Però è super carino in generale. Tadan! Io ho un sacco di questi toppini simili a questo. Il colore è veramente stupendo, sono innamorata. Lo tengo ovviamente, non so di che brand sia, non c'è scritto. Cioè c'è scritto una marca che non riesco a riconoscere. Non mi ricordo dove me l'hanno inviato più che altro. Perché me l'hanno inviato. E niente, sono troppo contenta di averlo ritrovato. Eccoci qui, allora, decluttering delle giacche. Giacca numero 1, questa è di Shein. La cosa carina è che, vabbè, è bianca, quindi mi piace il bianco. E ha le frange. Mi piace, io penso che la terrò, perché è comunque particolare, si può indossare in tanti look. La tengo. Questa ha ancora il cartellino. Ebbene sì, perché mi è arrivata la primavera scorsa, però era già estate, non la indossavo più. È di Zaful, come potete leggere, e è una semplice denim jacket un po' sfrangiata, vedete? È questa infatti la cosa bella di questa giacca, oversize come veste però comunque corta, quindi rimane femminile secondo me. Mi piace molto lo stile e ho tante idee su come poterla utilizzare, perciò la tengo. Questa, ragazze, è vintage, nel senso che l'ho letteralmente rubata dall'armadio di mio babbo. Cioè lui non la utilizzava più, ovviamente, ed è XXL, no, una X forse. È stupenda, secondo me, cioè wow, meravigliosa. Trovo che il colore sia anche veramente meraviglioso e bello. E ovviamente la tengo. Tadadam, giacca in similpelle lilla. Sentite già il rumore odioso che fa la catenina. Ovviamente è una giacca lilla, quindi voi sapete benissimo il mio amore per questo colore. Quando l'avevo messa sul letto non mi convinceva tanto, perché comunque non è fatta benissimo. Ma ovviamente è una giacca lilla in similpelle, perché comunque il colore è molto femminile, ma il biker è un po' più aggressive e mi piace il contrasto, quindi la teniamo. Questo l'ho preso sempre su Shein, me l'hanno inviato. Blazer rosso. Allora, io ultimamente col rosso non mi ci vedo più, non so cos'è, armocromia o cosa, datemi anche voi un parere su questo blazer. È fatto molto bene, comunque è un bel blazer, ma lo indosserò? Non lo indosserò. Comunque un bel blazer e rosso è l'unico che ho, perciò lo tengo. Questo è di Boohoo. Ok, andiamo con la mia giacca preferita per la primavera, o almeno l'anno scorso questa era la mia preferita, quest'anno magari può essere che qualcosa cambi, soprattutto con i nuovi arrivi che vedrete nei prossimi haul. È pazzesca secondo me, perché è super sfrangiata, bellissima. Sono ancora ufficialmente innamorata di questa giacca, che ovviamente terrò e indosserò tantissimo. Vi piace? Io la amo. E questa anche, ragazze, sarete sorprese, ma dovrebbe essere di Shein, esatto, di Shein. Ultima giacca, abbiamo il classico biker in pelle. Questo è un po' stupidino, tra virgolette, perché comunque mi esce sempre, mi si sposta veramente troppo facilmente la cintura, ed è una cosa odiosa. E figo, cioè a me il biker piace molto, mi piace il contrasto che dà a degli outfit magari un po' più carini, più femminili, più fiorellosi. E quindi lo utilizzerò un sacco e vi farò vedere tanti dei outfit su Instagram. Mettete mi piace se volete il video decluttering estivo con i costumi e tutti i vestitini estivi. Io vi aspetto su Instagram tutti i giorni e ci vediamo in un prossimo video.